Amici, buonasera. Eccoci nuovamente con il caso che sembra abbia costituito un caso, forse al di là anche delle nostre aspettative. In fin dei conti noi ci ripromettevamo di parlare di un fatto di cronaca, cioè a dire il fatto che si è verificato il 23 ottobre scorso, quando Monsignor Francesco Cuccarese, arcivescovo di Pescara Penne, intervenne contro un atteggiamento da lui considerato provocatorio da parte di Don Silvestri, il quale appunto faceva del volantinaggio di fronte alla chiesa, volantinaggio riferito alla contestazione che Don Silvestri sta attuando nei confronti della Chiesa, con particolare riferimento al battesimo somministrato ai bambini, cioè agli adolescenti. Bene, noi, ripeto, ci prefiggevamo di raccontare questa storia, ipotizzando anche che l'incontro tra Monsignor Cuccarese e Don Antonio Silvestri potesse concludersi in una maniera, direi, si potesse ipotizzare una pacificazione, ma ciò non è stato perché, ripeto, poi sono sorti dei temi che hanno segnato una profonda divisione fra quella che è la posizione di Monsignor Cuccarese, che riflette la posizione della Chiesa, e Don Antonio Silvestri, il quale evidentemente riflette una sua posizione che tra altre cose noi personalmente non condividiamo. Ma questo non ha grande importanza, cioè quella che è la nostra opinione. Io ho concluso la scorsa puntata appunto accennando agli aspetti che hanno poi chiarito, hanno poi evidenziato le grosse differenze, dicendo appunto che non era una puntata che fosse arrivata ad alcuna soluzione a un momento di rappacificazione, distinguendo le posizioni di Monsignor Cuccarese e Don Antonio Silvestri. Ecco, volevo precisare a questo proposito che non è che si trattasse di posizioni in antitesi. Monsignor Cuccarese esprime la Chiesa, il pensiero della Chiesa, pertanto da questo punto di vista non è logico ipotizzare differenziazioni, ma la differenziazione è semplicemente unicamente in generale tra un sacerdote che ha i suoi punti di vista e il Monsignor Cuccarese, che al contrario rappresenta quella che è l'idea della Chiesa. Trattandosi di argomenti, tra le altre cose, nelle quali non ho alcuna difficoltà ad ammettere la mia ignoranza, abbiamo ritenuto, anche per chiarire maggiormente l'aspetto che si è presentato nella trasmissione passata, abbiamo ritenuto di dover interpellare persone non solo chiamate in causa nella passata trasmissione, ma anche personaggi che conoscessero teologia, che fossero dei maestri in questo senso. E come vedrete avremo in studio con noi non soltanto Padre Rocchetta, vi ricorderete, è il gesuita chiamato in causa da Don Milani nel momento in cui lesse un brano del libro scritto da Don Rocchetta stesso. E poi abbiamo Padre Marchesi è un gesuita, professore di teologia alla Gregoriana e collaboratore da moltissimi anni di Civiltà Cattolica. Ecco, per cui assisteremo a questo incontro, soprattutto la trasmissione verterà su questo incontro tra Padre Marchesi e Don Antonio Silvestri. Conduce in studio questa sera la nostra Marinella Iezzi, per ciò che mi riguarda vi rimando alla trasmissione, al proseguo della trasmissione, e ci vediamo più tardi. Questo passaggio, come per tanti, quindi la necessità di essere adulto per avere la fede, ma la nutre, la irrobustisce, la esprime, la alimenta, quindi si può allora concepire... È la fides ecclesia, la fede della Chiesa che si esprime in quell'atto. Ecco, però prima di passare, dopo l'intervento di Padre Rocchetta, e comunque prima di passare all'incontro, confronto fra Padre Marchesi e Don Antonio Silvestri, cerchiamo di conoscere un po' meglio chi è Don Antonio Silvestri. Chi è Don Antonio Silvestri? Sono un prete che cerca di vivere coerentemente la sua vocazione sacerdotale. La coerenza costa molto. E lei è incappato in qualche crisi, una crisi cui ha fatto riferimento anche nella puntata precedente. Come è stata vissuta? Cosa ha influito di più?
Sì, la coerenza costa molto, però dopo dà anche gioia. Anzi, contemporaneamente dà gioia, soddisfazione. E quando uno si sente veramente chiamato per una missione e non può non sentire questo anelito di coerenza. E certo, poi, volendo vivere coerentemente, si cerca sempre di approfondire sempre di più la conoscenza, e le scritture, la teologia, oltre che la propria vita spirituale, certo, il proprio incontro col Cristo, giornaliero, quotidiano, momentale, di tutti i momenti, anzi. E volendo approfondire questa, le scritture, la teologia, appunto per essere, per avere sempre un maggiore nutrimento interiore, per avere sempre una maggiore forza, una maggiore carica interiore, si può incappare in certe crisi. Don Antonio, da dove è scaturita principalmente la sua crisi? Ecco, nel vedere, nel constatare la differenza notevole, direi abissale, tra il tipo di chiesa medioevale e anche attuale con il prototipo della chiesa, con il tipo di chiesa apostolico. Lei poi ha trovato delle risposte, e queste risposte le ha trovate qui in ambito locale, oppure le sue esperienze sono state più ampie, oltre gli ambiti locali, regionali, nazionali? Io devo confessare che una prima forte crisi la ebbi già nel 75, quando ero parroco proprio di questa zona, Villaggio Arcione, San Silvestro Spiaggia, e appunto non riuscendo a combinare insieme i due tipi di chiesa, il tipo apostolico e quello attuale, mi sentii disperato e feci un passo forse un po' troppo azzardato, ancora ero impreparato, e lasciai la chiesa già la prima volta nel 75. E poi quindi raggiunsi mio fratello in America, negli Stati Uniti, per dedicarmi a un'attività, per sopravvivere, no? Ma lì sentii talmente struggente la nostalgia del mio sacerdozio, della mia vocazione, perché veramente questa vocazione l'ho vissuta con amore e con sofferenza. E quindi la nostalgia fu tanto forte che sentii il bisogno di tornare in seno alla Chiesa, anche perché non avevo intravisto bene, era ancora giovane, non avevo ancora approfondito gli studi teologici, scritturistici, e quindi non avevo intravisto quale via si dovesse intraprendere per poter arrivare a un vero rinnovamento della Chiesa, del cristianesimo, di tipo di cristianesimo. E allora tornai per poter, credendo che forse mi ero sbagliato, che avevo bisogno ancora di riflettere, di pensare, di studiare, di approfondire. Ma dopo 19 anni, 18 anni, ho sentito il bisogno ancora di lasciare, ma non di lasciare per lasciare, di lasciare per ritrovarmi nel vero tipo di chiesa, nel vero tipo di cristianesimo, per poter intraprendere un rinnovamento vero. Perché dentro la chiesa, in fin dei conti, si è sempre condizionati. E poi col battesimo dei bambini non c'è nessuna via, nessun rimedio vero, efficace di rinnovamento. Don Antonio, nel libro I giorni del silenzio, che lei conosce, si parla della vita del seminarista. Quanto influisce il seminario sulla formazione e in particolare anche sulla sua vita? Quanto ha influito sulla sua crisi? In un modo sostanziale, in un modo forte, condiziona tutta la tua psiche. Perché? Condiziona tutta la tua vita, perché 14 anni di seminario, 14 anni di quella impostazione, di quel metodo educativo,
fatto tutto di paura, di terrore, di incubi, di ossessioni spirituali, psicologiche, quella disciplina ferrea, direi quasi disumana. E come può questo non condizionare la psiche di un uomo per tutta la vita? Quando si entra in seminario a 12 anni si riesce a 25, 26. Non ancora del tutto. Io ancora mi sento, qualche volta mi sento ancora condizionato, io sono ancora preso da paure, da ossessioni, da scrupoli, non ancora riesco completamente a liberarmene, benché, insomma, abbia acquistato ormai una certa mia personalità, delle mie nuove convinzioni, tant'è vero che sono capace di fare questi passi ardimentosi. Gli ospiti di questa seconda parte... Gli ospiti di questa seconda parte, dedicata al caso particolare del battesimo nei bambini, sono alla mia sinistra Don Antonio Silvestri, l'ex parroco di Brittoli. Alla mia destra Padre Giovanni Marchesi, gesuita, professore di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana ed il Pontificio Istituto Orientale a Roma, scrittore anche della Civiltà Cattolica. Buonasera ad entrambi e ripercorriamo brevemente, Don Antonio, il problema, i termini della questione. Padre Giovanni Marchese li conosce, il problema fondamentale del battesimo. Lei sostiene che è contro il battesimo ricevuto nell'incoscienza, e cioè quindi nei bambini. Sì, è questa la mia crisi, è questa che ha determinato la mia crisi. Cioè non riesco a vedere il battesimo dei bambini come una promanazione delle scritture della primitiva tradizione apostolica, ma come una rottura, lo vedo proprio come una rottura totale con la fonte, con la sorgente della divina ispirazione, della divina rivelazione. In sostanza, Don Antonio, ribadiamolo ancora una volta, per lei questo atto sarebbe illegittimo, non avrebbe alcuna efficacia, perché non è sostenuta da una fede adulta, è così? Illegittimo perché contro le scritture e la tradizione apostolica. Inefficace perché i sacramenti senza la fede del cuore non possono esprimere la loro efficacia. Padre Gianni Marchesi, noi vogliamo capirci di più, è una materia molto delicata e anche i telespettatori vogliono capirci di più, quindi dobbiamo cercare di offrire spunti di riflessione con un linguaggio chiaramente molto, molto semplice. Lei cosa pensa di questa vicenda, di questa presa di posizione? Sì, innanzitutto saluto Don Antonio Silvestri, lei e gli amici telespettatori. In primo luogo mi dispiace sentire dalla viva voce di un mio confratello nel sacerdozio e nella fede cristiana che sta vivendo un momento di crisi, di sofferenza. Don Antonio, come credente, come uomo, come sacerdote, questo mi dispiace e mi fa entrare in simpatia con lei nel senso forte del termine, cioè di soffrire con lei, in qualche modo di partecipare a questo suo travaglio interiore. E io sono venuto qui su invito della direzione della televisione regionale Abruzzo non per insegnare a lei niente, ma per dialogare fraternamente su questa questione che è di primaria importanza. Perché il battesimo non è un atto qualsiasi, il battesimo fa parte essenziale di quel nucleo della fede depositata nel simbolo della fede, proprio in quel coagulo delle verità cristiane che ogni credente e seguace del Vangelo deve credere, accettare e non, diciamo, mettere in dubbio. Quindi la questione che Don Antonio pone è una questione di fondamentale importanza, perché poi riguarda l'identità stessa del nostro essere cristiani, riguarda l'identità, la natura più profonda della Chiesa e della missione della Chiesa. Una questione, dico subito, che non è nuova come problematica. Già la Chiesa antica si è interrogata sulla natura del battesimo e sulla possibilità o meno di conferire il battesimo ai bambini, ai neonati e agli adulti. Poi questa questione che Don Silvestri pone
così poi più in là io penso di sentire meglio le sue argomentazioni, pone già in modo critico, e non è nuova, perché a partire dal 1940, dagli anni ormai della Seconda Guerra Mondiale, è stato soprattutto il teologo protestante evangelico Karl Barth, grande teologo, che ha sferrato degli attacchi violenti sia all'interno del mondo protestante, sia quindi anche nei riguardi della Chiesa Cattolica, sulla opportunità o meno del conferimento del battesimo ai bambini. E quindi questa questione si è riproposta in termini, diciamo, polemici, cioè di critica, di valutazione, in questi ultimi decenni. Per accennare a uno dei motivi di risposta, dei problemi che Don Antonio ha accennato, quanto riguarda la primitiva tradizione apostolica, e che sarebbe contro il battesimo dei bambini, poiché il battesimo non è il battesimo conferito ai bambini è contro le sacre scritture, quindi contro la tradizione, io vorrei un po' sentire anzitutto da Don Antonio quali sono queste argomentazioni specifiche, perché questo, e poi torniamo, quindi il dibattito è appena avviato con questo spirito. Ho già detto in privato a Don Antonio che da parte mia non c'è e non ci sarà, non ci può essere niente di personale che tocchi la sua persona, ma diciamo l'idea per cui siamo qui riuniti. Certo. Allora, Don Antonio, il battesimo è importante la fede del soggetto, secondo lei. Lei, certo, da dove poi ha tratto, si è confrontato per questa crisi, da dove ha tratto conforto per questa sua posizione? Io forse sarò semplicista, certo il padre è insegnante all'Università Pontificia Gregoriana, all'Orientale, io sarò forse un po' troppo così infantile nelle mie espressioni e nelle mie domande, però per me sono domande essenziali. Allora padre, come si può combinare il battesimo dei bambini con la famosa frase classica di Gesù nel Vangelo di San Marco? Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura umana, certamente. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ecco, io non so combinare il battesimo dei bambini con questa esigenza, con questo comando di Cristo così esplicito, così chiaro. Io sarei riconoscente a lei se volesse dilucidarmi, se volesse chiarirmi. Dunque, il passo del Vangelo di Marco, capitolo 16, si collega all'altro passo finale del Vangelo di Matteo, al capitolo 28, gli ultimi versetti. Certamente questo è un passo fondamentale. Nelle parole di Gesù, andate e predicate il mio Vangelo a ogni creatura, chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Un passo essenziale perché mette in stretta correlazione la predicazione, l'annunzio del Vangelo, la fede e il battesimo. Ecco, questa triade è essenziale, possiamo dire, per la nascita alla vita cristiana, alla Chiesa, diventare figli di Dio. Missione della Chiesa, dell'unica missione della Chiesa, è punti essenziali, ripeto, la predicazione del Vangelo, la fede di chi riceve l'annunzio e il battesimo da parte della Chiesa. Predicazione, fede, battesimo. Un primo dato da rilevare è anzitutto l'universalità del comando di Gesù. Andate e predicate il mio Vangelo a ogni creatura. Nel passo corrispondente del Vangelo di Matteo è detto da Gesù andando predicate il mio Vangelo a tutte le nazioni, battezzandone nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, poi insegnando loro a vivere, cioè, poi ci possiamo tornare leggendo il passo direttamente dal Nuovo Testamento. Anche qui abbiamo, diciamo, la stessa triade nel fondo. Allora un primo dato da rilevare è l'universalità delle parole di Gesù. Andate e predicate il mio Vangelo a ogni creatura. Ogni creatura implica tutti gli uomini, senza eccezione. Già questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere. Non c'è nessuna esclusione
non in esclusione in base all'età, in base alla ricchezza, in base alla cultura, in base alla razza, in base alla lingua. In Gesù c'è una universalità di prospettiva e Gesù mostra, affida alla Chiesa il compito universalistico che lui stesso già aveva realizzato nella sua missione, nella sua attività pubblica, quando lui ha predicato il Vangelo, ha curato, ha guarito ogni sorta di malattie, ha incarnato l'essenza del Vangelo come venuta del Regno di Dio, prendendosi cura dei bambini. E non dimentichiamo, caro Don Antonio, l'immenso amore, tenerezza, premura di Gesù verso i bambini, che li ha messi come modello per il Regno di Dio, per poter entrare nel Regno di Dio. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel Regno di Dio. Lasciate che i bambini vengano a me. Quando gli apostoli e altri magari sentivano scocciati perché i bambini intorno facevano rumore, Gesù rimprovera Pietro e gli apostoli, perché per i bambini, per i piccoli, per i semplici, è, diciamo, la primizia del Regno di Dio. Quindi già in Gesù c'è una predilezione del bambino, tanto appunto che lo mette come modello, come tipo, come esempio per poter entrare al Regno di Dio. Per piacere faccia presto, padre, se no non posso dire niente io. No. Allora, questo è un punto di partenza. L'altra cosa, l'altro elemento fondamentale è che nel Nuovo Testamento, e qui una sfida, un guanto di sfida che lancio a lei, è nel Nuovo Testamento non c'è nessuna espressione contro il battesimo ai bambini. Anzi, e glielo dirò in un intervento successivo, le citerò almeno due passi, due elementi dai quali si deduce che il battesimo è stato dato già al tempo degli apostoli anche ai piccoli, anche ai bambini. Lascio a lei. Oh padre, scusi, riguardo alla predilezione di Gesù per i bambini, nessuna contrarietà, per carità, lasciate che i bambini vengano a me, ma intendeva proprio Gesù dire lasciate che i bambini siano battezzati, oppure lasciate che i bambini siano formati nella fede in me, che siano educati nell'amore a me, lasciate che i bambini crescano vicino a me. E questo è tutto un altro ragionamento. Questo è vero, che i bambini debbano essere avviati alla fede in Cristo, che debbano essere formati all'amore di Cristo da piccoli, appena cominciano ad avere l'uso di ragione, che i bambini succhino la fede dal latte materno, che i bambini crescano con Cristo, questo è giusto. Ma dedurre da questo che i bambini vengano battezzati mi sembra troppo. Mi sembra volere da questa frase ricavare un po' troppo. Lei ha parlato della generalità del comando di Cristo. Cristo comanda che sia predicato il Vangelo anche ai bambini neonati che non capiscono nulla? È impossibile. Certamente quindi in questa generalità sono esclusi i bambini incoscienti che non hanno ancora l'uso di ragione. Cristo, andate e predicate il Vangelo a ogni creatura capace di recepire questo messaggio, questo annuncio del Vangelo, capace di poter rispondere positivamente o negativamente all'annuncio di questo Vangelo. E poi riguardo alla sua frase, lasciate che i bambini vengano a me, questo non significa che i bambini debbano essere battezzati. I bambini devono crescere nella fede in Cristo, nell'amore a Cristo, educati, cioè vivere e crescere con Cristo, certamente, questo è ovvio, questo è giusto. Ma questo non significa che debbano ricevere il battesimo. Noi confondiamo l'educazione alla fede con il sacramento. Il sacramento viene sempre dopo l'educazione alla fede. Il sacramento è l'efflorescenza della fede, è la maturazione della fede, è la celebrazione della fede. Quindi viene prima la fede, il bambino deve essere educato nella fede, è così che cresce con Cristo, è così lasciate che i bambini vengano a me, certo, non col sacramento incosciente. Allora, io ho citato l'atteggiamento vivo, esemplare di Gesù verso i bambini, perché quello ci dà l'humus, ossia lo sfondo, l'orizzonte dei sentimenti, degli atteggiamenti del Cristo verso l'infanzia che
nell'antichità non era per niente apprezzata. Non è solo oggi che ci sono violenze contro i bambini, ma purtroppo nella storia anche delle regioni e delle culture sono state molto spesse e frequenti violenze contro i bambini. Allora, scusi un attimo solo, padre Marchesi, adesso c'è un attimo di pubblicità, poi riprendiamo subito. Don Antonio Silvestri. Sì, io ho citato e ho sottolineato l'atteggiamento vissuto, concreto di Gesù verso i bambini, perché quello ci dà l'orizzonte, la concretezza dei sentimenti, degli atteggiamenti, dell'attenzione e delle predilezioni che Gesù ha mostrato verso l'infanzia. Secondo lei è un'interpretazione restrittiva, quindi? No, qui non, so benissimo che non c'entra ancora col battesimo, sì. Però dobbiamo partire dal contesto vissuto, incarnato di Gesù, per capire poi quell'atteggiamento materno della Chiesa, la Chiesa come madre nella fede, per cui ha compreso fin dall'inizio, fin dall'era apostolica, che il battesimo poteva essere dato anche ai bambini, anzi doveva essere dato anche ai bambini. Allora, a Don Antonio Silvestri voglio citare e invitare a riflettere su due episodi che abbiamo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, e riguarda uno il capitolo 16, uno il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli e l'altro il capitolo 16. Sono in azione, sulla scena, diciamo, dell'annunzio del Vangelo, i due grandi protagonisti degli Atti degli Apostoli, le due colonne poi di fondazione della Chiesa di Roma, Pietro e Paolo. San Pietro annunzia il Vangelo per la prima volta ai pagani, quindi a non ebrei, a non circoncisi, a Cesarea Marittima, in casa del centurione romano Cornelio. Alla fine del discorso di San Pietro si verifica quella che è detta la Pentecoste dei pagani, ossia lo Spirito Santo scende con i segni visibili su tutti quelli che erano convenuti nella casa di Cornelio. Notiamo subito che Cornelio è un ufficiale in esercizio, in attività, quindi era giovane, poteva avere 30, 35 anni, massimo 40 anni, l'età piena insomma di un uomo nell'antichità. E Pietro ordina che siano battezzati tutti, tutta la famiglia. Ora, qui, Don Antonio, rifletta bene su questo. In una famiglia patriarcale, come erano anche le nostre famiglie d'una volta, in cui convivevano diverse generazioni, nonni, genitori, nipoti, figli sposati e pronipoti, non è assolutamente da escludere che ci siano anche i bambini, che anche i bambini siano battezzati. Lei può ricavare solo un elemento a favore di questo, non contro il battesimo ai bambini. L'altro episodio, ed è ancora più esplicito l'altro, quando San Paolo si trova a Filippi, viene arrestato, Paolo e Sila sono gettati in prigione da parte dei magistrati romani. Nella notte avviene un terremoto. La guardia, il capo custode del carcere, pensa che i prigionieri siano scappati e prende la spada per farsi karakiri, per uccidersi. E allora Paolo, che dal fondo della prigione, al buio, gli grida: non farti del male, siamo tutti qui. Allora il carceriere prese un lume, si precipitò dentro e tremando si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori, li ha medicati, rinfocillati, e ha ascoltato l'insegnamento che gli apostoli Paolo e Sila hanno fatto. Annunziarono loro il Vangelo, ecco la predicazione. A lui e a tutti quelli della sua casa. Questo vuol dire che è, come dicevano i romani, un pater familias, che aveva moglie e figli. Egli poi li prese in disparte e in quella medesima notte ne lavò le mani e subito si fece battezzare con tutti i suoi. Don Antonio, questo carceriere di Filippi si fece battezzare con tutti i suoi. Questo vuol dire universalità. Lei non può dire che non siano inclusi i bambini questi. Nessuno padre, lo può verificare. Questi argomenti sono un po' logorati. Mi dal troppo uso che ne fate. Dimostri però, lei che, non, sia che certo, non è vero quello che io a dico. A proposito degli Atti degli Apostoli, al capitolo undicesimo, sì, la famosa famiglia di Cornelio, sì, Pietro stava ancora dicendo queste cose
quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che, erano... che ascoltavano il discorso, non che erano presenti. Ma che ascoltavano, c'erano anche i bambini tra questi. Mi faccio terminare, certo. Perché questi bambini voi ce li volete vedere per forza. Voi volete vedere il pelo nell'uovo per forza. Qui invece noi stiamo alle scritture, esattamente alle scritture. Sì. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, non su tutti i presenti, ammesso pure che ci fossero bambini. Ascoltavano il discorso. Allora Pietro disse, forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso di Pietro. I bambini neonati certamente non potevano ascoltare il discorso di Pietro, l'ascolto vero e proprio. Lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato la parola. Questo... E questo dice la Bibbia. Questo dice, padre. Atteniamoci a quello che dice. Bene. Lei stesso ha portato questo passo. Certo. E adesso atteniamoci a questo. Ci atteniamo a quello. Non divaghiamo. No. E allora lo Spirito Santo scese solo su coloro che avevano ascoltato. Quindi esclusi i bambini, anche se ci fossero stati. E Pietro ordinò che fossero battezzati solo coloro sui quali era disceso lo Spirito Santo, cioè su coloro che avevano ascoltato. Ecco, allora esclusi i bambini. Perché secondo lei un bambino, anche un neonato, può ascoltare? Non è capace di ascoltare l'amore della mamma? Il sorriso della mamma? Qui non si tratta di ascoltare il sorriso, qui si tratta di ascoltare il discorso di Pietro. Qui dice su coloro che avevano ascoltato il discorso, non l'amore della mamma. Tutti vengono battezzati. Coloro che avevano ascoltato, che avevano ricevuto lo Spirito Santo, solo quelli furono battezzati. Lei come risponde all'altro anche di... al passo Atti 16 e subito dunque, ne allora fece battezzare abbiamo risolto Atti 11. Adesso andiamo a Atti 16 e risolveremo anche quello. Dunque, il versetto per piacere? Versetto 32. Ho detto io. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E annunziarono. Ben attento, padre, scusi, ma io mi permetto. L'ho letto e studiati. Annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Tutti. Vuol dire che non c'erano bambini. Ma come fa a dire che non c'erano bambini? A tutti quelli della sua casa. Annunziarono la parola di Dio, la parola del Signore a lui e a tutti. Ma e tutti? Quelli della sua casa. Cosa vuol dire tutti? Tutti include che tutti erano, quanti. Non c'erano bambini incapaci di ascoltare questa parola. A tutti. Vuol dire dire che non c'erano bambini, padre. Questo è una strumentalizzazione. Lei strumentalizza. No, della parola lei di Dio. Strumentalizza a comodo suo. Lei vuole vedere il pelo nell'uovo per forza. Se ci atteniamo alla parola, annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Tutti significa che non c'è nessuno escluso. E appunto, perché esclude i bambini? Quindi non c'erano bambini. Perché lei è vero, signorina? Ma perché lei esclude i bambini? Secondo la ragione, Ma scusi un momento, ma un bambino di 4, di 5, di 6 anni non è in grado di ascoltare? Ma da quando in qua, scusi? L'ascolto secondo la parola di Dio è l'ascolto non del ha cuore, età. È l'ascolto del cuore, padre. Senta. Non è l'ascolto fisico. Don Antonio. Non è il rumore che batte ai timpani delle orecchie. L'ascolto è l'ascolto del cuore, lei me lo deve insegnare. Lei lo sa più di me che è l'ascolto del cuore. E allora? Ma poi qui non si tratta nemmeno di ascolto. Qui dice annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua famiglia. Annunziarono. Quindi qui ti fa vedere proprio che non c'erano bambini, perché in quella famiglia tutti poterono ricevere questo annunzio. Ma Don Antonio, scusi, mi meraviglio di lei, uomo, sacerdote, e so che è stato parroco.
Perché lei non ha mai insegnato il catechismo ai bambini? Perché nelle famiglie, alle famiglie e ai genitori lei non ha mai inculcato, incoraggiato perché la prima educazione alla fede sia data proprio in famiglia? Perché certo. Nella sua parrocchia non ha mai fatto il catechismo? Certo. Perché nella scuola materna... Ma ai neonati, padre? Ma qui lei con questa esegesi... Lei va insegna il catechismo ai neonati? Lei con questa esegesi esclude gli infantes, i bambini, nella loro totalità. Anche quelli che hanno mai fatto il catechismo? Certo. Perché nella scuola materna... Ai neonati, padre? Ma qui lei con questa esegesi... Lei va insegna il catechismo ai neonati? Lei con questa esegesi esclude gli infantes, i bambini, nella loro totalità. Anche quelli che sono già in grado di recepire, come imparano ma a parlare. Ma qui non c'è scritto che ci fossero bambini. Io ho detto... Voi ce ne volete vedere per forza. Io le ho detto... Perché non esistono anche delle famiglie senza bambini? Io le che ho non detto, hanno bambini, più io, bambini, ma sono tutti giovani. Io le ho detto come indizio. E come poi indizio. Io il catechismo non l'ho fatto mai ai neonati, no, questo no. Ma lei, qui stiamo parlando di bambini intanto, stiamo parlando di bambini. E poi veniamo all'uso intanto già nella è escluso il battesimo dei neonati che voi fate. Voi da questi passi deducete che si possa fare il battesimo ai neonati. Questo è grave, questo è voler vedere di più di quello che la parola dice. Questo vuol dire fare delle conclusioni sproporzionate, caro padre. Allora, la inviterei anzitutto a stare un po' più calmo. Questo stare sì. Un po' più calmo. Questo sì. Posso perché entrare un attimo sì, solamente? No, dico solo una cosa. Sì. Prima di tutto, non mi piace affatto questo voi, come se lei non sia un sacerdote della Chiesa Cattolica. No, non sono più. Ah, non sono più romano, io sono prete cristiano. E allora lo poteva dire prima e poi da questo la gente che segue questo dibattito ne trarrà le sue conclusioni. Perché queste sono posizioni protestanti. No, no. Degli estremisti protestanti. Ma certo, se la Chiesa... Degli estremisti protestanti. Ma se la Chiesa romana... Perché io non è accetto... È in dissonanza con no. Le sacre scritture. Allora veniamo alla Chiesa romana. E con la tradizione apostolica... Lei. Io veniamo non alla, voglio far parte più veniamo di alla tradizione. No, adesso vabbè. Ci stiamo incentrando molto sulla discutibilità o interpretazione delle sì. Scritture. E passiamo alla tradizione magari, apostolica. Magari voglio dire, cerchiamo anche, non confondiamo troppo. Io vorrei che fosse anche uno spunto di riflessione per chi ha questo problema sì. E che avesse invece maggior luce, diciamo, da questo dialogo sì. Che invece si appresta ad essere. Allora, veniamo alla battaglia. Tradizione apostolica, l'altro punto che Don Antonio ha toccato. Tocchiamo ancora il Vangelo, le sacre scritture. Da prima. Padre, stiamo ancora alle sacre scritture. Le sacre scritture, io le ho detto dall'inizio, la sfido a trovare un passo in cui i Vangeli o il Nuovo Testamento escludono formalmente il battesimo ai bambini. Eccolo qui, subito, ce l'ho subito pronto. Padre. Ai bambini. Ce l'ho subito pronto. I due casi che io le ho citate. Primo capitolo del Vangelo di San Giovanni. A quanti però lo accolgono? Il verbo di Dio dà il potere di diventare figli di Dio. Col battesimo si diventa figli di Dio. Certo. A quanti lo accolgono dà il potere di diventare figli di Dio? A quelli che credono nel suo nome. Io adesso mi appello al buon senso di tutti. Qui non si dice chiaro e tondo che per poter essere battezzati, per poter accedere al battesimo, bisogna prima accogliere Cristo. Accogliere Cristo è una scelta assolutamente personale, soggettiva. A quelli che credono, quindi prima bisogna credere e allora il verbo ti dà il potere di diventare figlio. Del resto, San Cirillo di Gerusalemme dice la stessa cosa. In una sua celebre catechesi prebattesimale, San Cirillo, il grande sì, catechesi certo, battesimale, certo. Vero è dunque... che come dice Giovanni, la figliolanza di Dio non viene data senza il concorso della libera volontà. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome sono stati fatti degni di diventare figli di Dio, quelli che scelsero liberamente di credere, non prima che credessero. E poi aggiunge, non giungiamo alla figliolanza di Dio per necessità di natura, ma per libera scelta della volontà
Più chiaro di così, padre. Non c'è nemmeno il sole di mezzogiorno. Vi devo interrompere di nuovo, così poi riprende la sua risposta e prende la sua risposta dall'inizio. Prego, c'è la pubblicità adesso. Toccando la tradizione apostolica con padre Marchesi, al quale io volevo dire questo, volevo chiedere questo, umilmente lo chiedo a tutte e due. Rimane comunque il dato fondamentale che se il problema del battesimo nei bambini non è un problema solo attuale, ma non è sempre stato risolto ogni volta, può voler dire che è sempre fonte di dubbio, insomma, o di interpretazione in certi... queste scritture sono fonte di interpretazione. I testi che Don Antonio ha citato prima, quei testi lì sono veri, validissimi, li accettiamo tutti e mai la Chiesa ha messo in dubbio assolutamente la corrispondenza nel battesimo appunto tra annunzio, tra fede e risposta. Questa è la maturità del battesimo. E poi vorrei, speriamo abbiamo tempo di approfondire un momento questo, il battesimo anzitutto è un dono, è una grazia. Io spero che questo lei l'accetti. Perché se non accetta questo, allora siamo fuori veramente dalla comprensione che la Chiesa cattolica ha del battesimo. È una visione meramente laicista, in certo senso. Allora siamo totalmente, diciamo, parliamo linguaggi diversi. Per quanto riguarda la tradizione apostolica, cito un passo di Tertulliano del 200, che sembra andare in favore a Don Antonio. Quando Tertulliano scriveva, appunto, Nel battesimo, per quanto riguarda l'età, è preferibile differire il battesimo piuttosto che darlo subito, specialmente ai bambini piccoli. Questa è un'opinione di Tertulliano, questo sembra andare in suo favore, ma di fatto non va in suo favore perché Tertulliano se la prende contro, esprime un suo parere critico contro un uso che già c'era nella Chiesa, consolidato, di dare il battesimo ai bambini piccoli. Di fatto Origene, che grande spirito e fuoco, come è definito questo grande, immenso genio dell'umanità, Origene che nasce già nel secondo secolo, alla fine del secondo secolo, Origene, in una omelia al commento ai Romani, affermava che la Chiesa ha ricevuto dagli apostoli la tradizione di dare il battesimo anche ai bambini. E questo al volume 14 della Patrologia, caro Don Antonio. Ora, Origene è un punto di riferimento, è il punto di riferimento più antico dei padri della Chiesa che ci rimandano proprio alla tradizione apostolica. La Chiesa ha ricevuto dagli apostoli la tradizione, quindi l'uso continuato, di dare il battesimo anche ai bambini. E San Cipriano, un altro grande spirito, siamo intorno al 250, quindi a metà del terzo secolo, San Cipriano, vescovo di Cartagine, della stessa area poi dove sorgerà, diciamo, Sant'Agostino e altri, San Cipriano diceva che il battesimo non deve essere dato come fanno gli ebrei per la circoncisione entro 8 giorni, ma quam primum, subito dopo la nascita. Negli secoli IV e V c'è una crisi sull'uso dare il battesimo ai bambini. Crisi sia per negligenza di cristiani, l'impero stava diventando romano, molti elementi, diciamo, apostolici si erano un po' allentati, poi molti preferivano rinviare il battesimo il più tardi possibile, quasi in punto di morte, come sembra abbia fatto l'imperatore Costantino, per non dover sottostare a delle penitenze molto severe. Padre, che, per favore, stringiamo, perché siamo arrivati alla fine. Stringiamo. Allora, cito alcuni padri della Chiesa, i quali avevano ricevuto il battesimo, sono nati nel IV secolo, proprio da adulti. San Gregorio di Nissa, San Gregorio di Nazianzo, Sant'Ambrogio, battezzati da adulti, per favore, per favore, per favore, replica. Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, questi padri appunto che hanno ricevuto il battesimo da adulti, dai loro genitori, scrivono, parlano, operano perché il battesimo sia dato fin non da... Non è vero, lo nego. Lei lo non nego. Può negare questo. San Cirillo è non uno dei padri. San Cirillo, che ho citato poco prima, è uno dei padri. Bene, ma quello è l'aspetto teologico, non c'entra niente con la nostra questione.
San Gregorio di Nazianzo dice che questa nascita, all'opposto della nascita fisica, si sceglie, è una nascita che viene scelta. Allora veniamo poi alla scelta, che certo deve essere fatta nell'età adulta. Che la deve scelta. Essere fatta per scelta, questa nascita da Dio, adulta. Il battesimo deve essere fatto per scelta, San Gregorio di Nazianzo. Ogni battesimo è fatto per scelta. Sant'Agostino stesso, che ha combinato il guaio con la sua esagerazione per ribattere Pelagio, dice dove la nascita non dipende dalla volontà, neanche la crescita dipende dalla volontà, ma dove la nascita, cioè la nascita da Dio, il battesimo, dipende dalla volontà, anche la crescita dipende dalla volontà. E infatti se vuoi cresci, se non vuoi non cresci. Sant'Agostino stesso, e dà del battesimo questa definizione: nostrum illud votum maximum. Quel voto supremo, certo. non quello dei frati e delle monache. Il battesimo è il voto supremo col quale noi giuriamo di rimanere sempre in Cristo. Certo, conos vovimus in Cristo semper esse mansuros. Ma io questo non lo nego. Come un neonato può fare questo voto supremo, questo giuramento? Allora veniamo questo, al neonato. Questo giuramento col Cristo. Allora, riguardo poi all'apostolicità, Cipriano e Origene, lei mi dice, lei mi deve dire che sono del terzo secolo, bene. Vero? Cosa nega questo? Cosa nego? Nego che prima di loro, all'inizio del secondo secolo, prima di loro, c'è un certo San Giustino martire, bene. Vissuto a Roma e bene. Martirizzato a Roma bene, per Cristo, benissimo. Il quale nella sua prima apologia si esprime così riguardo al battesimo. E in proposito del battesimo, ecco la ragione che apprendemmo dagli apostoli. Poiché nulla sapendo della nostra prima generazione, quella carnale, secondo necessità siamo stati generati da umido seme per l'unione dei genitori, per non rimanere figli di necessità e di ignoranza, bensì di libera scelta e di sapienza, per ottenere la remissione dei peccati commessi prima, su colui che ha deciso di rigenerarsi e si è pentito dei peccati, si invoca nell'acqua il nome di Dio. Allora, dice San Giustino, in poche parole, che la nascita da Dio deve avvenire in un modo completamente opposto dalla nascita della carne. Quella della carne è avvenuta in un modo inconsapevole, senza nostra decisione. Quella da Dio, tu al contrario, dicono gli apostoli, deve essere di libera scelta consapevole. E San Giustino è vissuto a Roma all'inizio, nella prima metà del secondo secolo, ed è considerato l'autentico portavoce degli apostoli. E ha conosciuto personalmente quei cristiani anziani che da piccoli avevano visto personalmente Pietro e Paolo. Allora, chi è più attinente alla decisione degli apostoli? Questa esplicita dichiarazione di Giustino, che proprio si rifà agli apostoli, questa ragione abbiamo appreso dagli apostoli. Chi è più credibile, uomo apostolico, portavoce degli apostoli? Giustino, vissuto nella prima metà del secondo secolo, o Origene e addirittura Cipriano, vissuto a Cartagine nel 250? Siamo già nella metà del terzo secolo. Donatore, cerchiamo di stringere un attimo. Ma purtroppo devo dire pubblicamente, però con tutta fraternità e lealtà, Don Antonio non se la prenda, che lei mostra una comprensione, una visione del battesimo molto parziale. Non è la comprensione che la Chiesa Cattolica ha sempre avuto del battesimo. Perché la Chiesa Cattolica, proprio attraverso anche questo dibattito dei padri di Giustino, di tutti quanti, non ha mai messo da parte la libertà e la responsabilità connessa con l'accettazione del battesimo. Allora lei deve sapere, e come sacerdote certamente lo sa, perché ha battezzato tante volte, prima cosa, il battesimo è dato nel seno della Chiesa, è la Chiesa madre. La Chiesa madre
che battezza, che accoglie il neobattezzato nella sua comunione, nel suo corpo. Di fatto, nel formulario nuovo del battesimo, quando si invitano i genitori, i padrini a rinnovare la loro fede, viene detto, proclamato, questa è la fede della Chiesa, la fede della Chiesa in Dio Trinità, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo, questa è la fede della Chiesa. È nella fede della Chiesa che i vostri figli vengono, sono battezzati. Allora, questo è un aspetto fondamentale. Dio, caro Don Antonio, e penso lei lo sappia, ci salva non come individui, ma ci salva come Chiesa, perché Gesù ha voluto la Chiesa come strumento della sua, della salvezza. Scusi, ma allora, mi fa rispondere? Allora, l'esempio, e dobbiamo farlo capire alla gente... No, mi faccia rispondere però prima alla sua secondo difficoltà. Solo, Don Antonio, abbiamo ancora qualche minuto. Sì, allora, dice il suo collega insegnante all'Università Gregoriana, sì. Padre Carlo Rocchetta. Che lei ha... Dice così... Se i sacramenti sono infatti per un verso avvenimenti di grazia che esprimono solo l'intervento salvifico di Dio, per un altro verso, per essere realmente fecondi nell'uomo, richiedono l'adesione libera di chi si accosta. Questa adesione non aggiunge nulla alla validità del sacramento, però è necessaria perché il sacramento operi nel soggetto i suoi propri effetti. Così il sacramento non è solo il sacramento della fede della Chiesa, ma anche con analoga importanza il sacramento della fede del soggetto. Don Antonio, replicando un momento a questo, che già il professor Rocchetta le ha contestato l'uso strumentale che lei ha fatto qui in questa televisione di questo suo passo. Se lei chiama uso strumentale, leggere le sue espressioni, sì, i suoi scritti... Ma se è uso strumentale questo, io non lo so. Ma in tutto il contesto non dice in solo tutto questo. Il fede del soggetto e sacramenti, addirittura il titolo. Sì. Ma nessuno, caro Don Antonio, ma possibile lei non riesca... Ma insomma, le frasi hanno un senso o non hanno un senso? Ma possibile lei non riesca a capire che nella Chiesa, di cui lei è penso, spero ancora, sacerdote, il battesimo... Non della vostra Chiesa, falsa. I sacramenti suppongono la fede in un duplice senso. La suppongono come accesso al mistero sacramentale. Se manca la fede, il sacramento appare solo come un simbolo o un rito vuoto, col rischio di diventare ben presto solo un gesto magico. E suppongono la fede come spazio perché il sacramento operi. Ma nessuno nega questo, Don Antonio. Il neonato non ha nessuna fede. Nella dinamica del battesimo, la Chiesa sa, e non si è sbagliata la Chiesa in questo, non si è assolutamente sbagliata. Tanto che infatti dicono il contrario. C'è una prassi ininterrotta, con qualche evoluzione, c'è una prassi ininterrotta di 2000 anni e risale addirittura appunto all'era apostolica. Ora, la Chiesa non si è affatto sbagliata, perché la Chiesa, introducendo quest'uso, sa di aver adempiuto la volontà del Signore Gesù come via di salvezza. La Chiesa, al neonato, anche al bambino, cosa fa? Fa quello che fanno anche i genitori alla prole futura. Né lei, né la signora, né io abbiamo chiesto di venire al mondo. È un dono. Se noi siamo qui in questo momento a discutere anche animatamente, è perché altri ci hanno pensato, altri ci hanno voluto, altri ci hanno amato. Se lei non comprende il battesimo nella dinamica di tutta la storia della salvezza, che è alleanza, prima del detto di Cartesio, cogito ergo sum penso, quindi esisto, se le meraviglie sacramentali sono espressione della libera e trascendente opera di Dio, iniziativa di Dio, esse implicano tuttavia nello stesso tempo una risposta personale del soggetto, un'accoglienza il più possibile consapevole. Ma certo che la dà il soggetto, ma quando la dà? La dà quando nel momento in cui il battesimo viene conferito. Se la fede non c'è nel momento in cui il sacramento è conferito, il battesimo non agisce, il sacramento
sacramento rimane inefficace. Questo lo dice lei come voce, voce isolata. Lo dice la Sacra Scrittura. Voi siete figli di Dio per la fede, dice Paolo nella lettera ai Galati. Ma certo. Perché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. E per Paolo che cos'è questa fede che fa sì che il battesimo ci rivesta di Cristo e ci faccia figli di Dio? Che cos'è questa fede? Scusi. È la fede del cuore. La lettera ai Romani di Paolo Apostolo. Non si agiti, per favore. Sì, però mi devo agitare perché siete ciechi e volete rimanere ciechi. No. La lettera di Paolo ai Romani, capitolo 10, cosa dice? Col cuore si crede per ottenere la giustificazione. E il battesimo giustifica. Ora il bambino ha la fede del cuore. Allora, Don Antonio, fermiamoci con questo interrogativo, così rispondiamo. Il bambino, che cos'è? Non può, il dono di grazia, il battesimo è un dono. Detto in termini cristiano, è una grazia che Dio è disposto a dare. Interrompere, padre Marchesi, mi spiace, c'è di nuovo uno stacco pubblicitario, un secondo. Va bene, riprendiamo. Riprendiamo immediatamente. Adesso concludiamo brevemente, dopodiché la parola passerà a padre Marchesi per un ulteriore spunto di riflessione dopo questo dialogo. Sì. Prego. Allora, padre canta la messa in una omelia tenuta nella Basilica di San Pietro il Venerdì Santo dinanzi al Papa, Cardinale, Monsignore, eccetera, eccetera, dice espressamente: dobbiamo completare il battesimo ricevuto da bambini con una cosa necessaria, indispensabile, che decide l'efficacia stessa del sacramento. Cioè, padre canta la messa, asserisce che il battesimo dei bambini manca di una cosa essenziale per la validità, per l'efficacia almeno, del sacramento. E si domanda dopo, che cosa manca? Con che cosa dobbiamo completare il battesimo dei bambini? Con la fede conversione. Certo. Donatore, fermiamoci qua. La parola a lei, padre Marchesi. Validità, efficacia, legittimità. Validità. Il battesimo che la Chiesa da 2000 anni conferisce anche ai bambini, fino a scudire ai neonati qualche giorno dopo la nascita, è pienamente, certissimamente, assolutamente valido. La Chiesa che è depositaria del Vangelo di Cristo non si può essere sbagliata su un punto così essenziale, su un punto che è distintivo proprio della Chiesa. Padre, conta proprio della Chiesa. Don Antonio, per favore, adesso lei ha parlato, lasci parlare a me, io non l'ho mai interrotta, quindi per favore stia calmo e tranquillo. Quindi quanto alla validità, quanto poi lei diceva... Legittimità. È pienamente legittimo, perché, come ho già accennato, la fede nel bambino certo non può essere espressa, come il bambino viene battezzato non per la fede dei genitori o dei padrini, ma per la fede della Chiesa come corpo di Cristo, come sposa di Cristo. Così come è pienamente legittima, diciamo, la nascita nostra fisica dal padre e dalla madre. Nessuno di noi, per aiutare gli amici telespettatori a capire l'analogia, la similitudine tra nascita fisica a questo mondo e nascita spirituale, nessuno di noi ha chiesto di venire a questo mondo, nessuno di noi ha chiesto di nascere in Abruzzo, a Roma, a Milano o in Sardegna, nessuno di noi ha scelto la nazionalità italiana. Il fatto però che ci troviamo nell'essere, nell'esistere, ci dà dei diritti, ma implica anche dei doveri. I genitori non possono chiedere al bambino, per esempio, che tipo di scuola scegliere, che tipo di educazione, come curarlo nella salute. I genitori, proprio perché amano la loro creatura, scelgono loro per il bambino. Tant'è vero che quando un bambino resta orfano, la legge, anche il matrimonio possono scegliere, anche con chi sposarsi. Sa che il battesimo è il matrimonio con Cristo, lo sa? Per favore, adesso sto parlando io, non mi deve togliere la parola, per educazione anche. Beh, certo, però, perché per me vuole concludere lei, siamo proprio alle battute finali, non finisce mai.
adesso finisca, la prego di essere rispettoso e educato. Io sono ospite qui nella, in questa Buonato. Città e nella sua terra. Lei ha già parlato abbastanza. Ora, allora, dicevo, i genitori, proprio perché amano la loro creatura, scelgono le vie, i mezzi migliori perché questa creatura possa crescere e svilupparsi. Poi, nell'età adulta, proprio quando prendiamo pienamente coscienza di noi in base alla nostra intelligenza, è lì che facciamo l'uso della nostra libertà. È lì che diventiamo adulti, maggiorenni, quindi responsabili. Anche i genitori possono indirizzare il bimbo verso Cristo, non imporgli il matrimonio con Cristo, perché il battesimo, essendo l'incorporazione a Cristo, è il matrimonio con Cristo. Questo lo deve scegliere dopo aver educato il figlio nella fede. Il figlio deve decidere se sposarsi con Cristo sì o no. Il matrimonio è scelta assolutamente personale. Quello è un impegno formidabile per tutta la vita. È la dedizione di tutta la propria vita a Cristo. Questo, il matrimonio con Cristo lo deve fare il battezzando di sua scelta. Ecco poi perché i vostri battesimi sono sentiti per niente, non sono seguiti, sono traditi, conculcati, messi sotto i piedi. Che si fine fanno i vostri battesimi? Che fine fanno? Mai ve lo domandate? Don Antonio, si ferma un attimo, le sue posizioni sono conosciutissime, quindi lei non deve convincere nessuno, sono conosciutissime. Adesso dobbiamo proprio concludere, padre Marchesi, diatriba così, a una diatriba di questo stile non voglio nemmeno reagire perché si qualifica da sola. Perché non può. Perché si qualifica Don Antonio. Io sono una persona civile e educata. Ora, però vuole avere ragione per forza. Don Antonio, mi faccia concludere. Beh, contro di lei ci sono 2000 anni di storia e ci sono milioni, miliardi di esseri umani. 2000 anni di falso cristianesimo che ha buttato il mondo nella corruzione totale. Allora, il cristianesimo che dovrebbe essere la medicina del mondo. Possiamo concludere in modo non provocatorio? Ma se mi lascia, la gente giudicherà. La gente giudicherà. Allora dicevo, la Chiesa battezza, sa di non sbagliarsi su un punto così essenziale. E la Chiesa sa bene che il battesimo espleta le sue piene potenzialità quando appunto il bambino educato, aiutato a crescere nella sua fede, così come viene aiutato a crescere sano, a frequentare la scuola, a formarsi una cultura, viene aiutata la personalità a scegliere. Nell'età matura è allora lì che il battesimo manifesta tutte le sue potenzialità e diventa è lì che un atto, dovrebbe per favore, scegliere il battesimo. Per favore, prego. Lei ha già parlato abbastanza e mi ha interrotto abbastanza. La richiamo all'educazione. Tra un po' si chiuderà la telecamera su di noi e io non avrò modo neanche di salutare. Non ad altro. E in quel momento che il battesimo appunto può realizzare tutte le sue potenzialità e diventa veramente scelta personale libera. Sei a Cristo e a tutto quanto. Alla sua piena validità fin dall'inizio, perché è un dono di Dio, è un dono anticipato dell'amore di Dio, è dare all'essere umano un potenziale in mano, un capitale, così come la vita per noi è dono. La vita io la posso accettare o rifiutare o distruggerla con la droga, con l'alcol o col suicidio, però nessuno può dire ai propri genitori perché mi avete messo al mondo. Bene, la Chiesa come portatrice del messaggio di Cristo, del messaggio di misericordia, del messaggio della salvezza di Cristo, dà questo dono come potenziale, come grazia che ci fa diventare figli di Dio fin dall'inizio della nostra vita spirituale. Poi però dovremo diventarlo, appunto, con l'aiuto della preghiera, degli altri sacramenti, con una decisione personale e quindi con la conversione continua a Cristo. Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata. Certamente il tema non è stato semplice, per certi aspetti anche spinoso. Noi abbiamo proposto, riveniamo lealmente, le posizioni, diciamo, della Chiesa, sostenute da Rocchetta, sostenute da Padre Marchesi, e abbiamo voluto dare spazio anche alla voce